Alcuni commercianti hanno chiuso le serrande, altri cittadini hanno aperto le finestre. Erano le 5 di mattina. Un grande risultato oggi, ma è anche un grande inizio. Era l'alba, il giorno è di una vita. Come andò per l'esattezza non ricordo, ma in quella vita. Il nuovo questore ha introdotto subito un clima nuovo, molto positivo in città, che io apprezzo tanto, e quindi mi pareva giusto testimoniare oggi appunto che la città vuole voltare pagina, vuole chiudere un episodio difficile e particolarmente doloroso. Adesso posso davvero sperare che queste risposte ci arrivino grazie al vostro aiuto. Si va avanti. Il 9 gennaio 2007 il pubblico ministero comunica ai 4 poliziotti indagati che le indagini sono terminate. Il 22 marzo c'è la richiesta di rinvio a giudizio per eccesso colposo. Il 20 giugno l'udienza preliminare per decidere se processare o archiviare. Ma prima di quel giorno emerge un nuovo scenario investigativo. Il pubblico ministero Nicola Proto si accorge di non avere nel proprio fascicolo il brogliaccio originale dell'intervento della pattuglia Alfa 3 di quel 25 settembre. Nel consegnarlo al magistrato, il capo della squadra mobile di Ferrara ammette: aprendo per la prima volta il registro degli interventi del 113 custoditi in cassaforte, ho constatato che il foglio originale è stato modificato, in particolare l'orario del servizio. Dunque alla procura è stato consegnato un falso. Nella stessa missiva tra organi dello Stato, il capo della mobile comunica ancora al pubblico ministero: presso il locale gabinetto di polizia scientifica sono tuttora conservati in congelatore reperti di sangue relativi al giovane Aldrovandi. I medesimi vengono messi a disposizione della signoria vostra mediante deposito presso la medicina legale di Ferrara. La lettera è del 12 febbraio 2007, dunque ci sono falsi e omissioni compiuti non dai 4 agenti ma da altro personale della questura. Così di fatto, mentre si sta chiudendo un'inchiesta, quella sulla morte, se ne apre una seconda per favoreggiamento e omissioni d'atti d'ufficio. Il 22 giugno, dopo 5 ore di udienza preliminare, la giudice Silvia Migliori stabilisce che i 4 poliziotti devono essere processati. I particolari nel servizio di Luca Ponzi. Omicidio col... Sono accusati di aver provocato con la loro condotta la morte di Federico. Pena massima prevista per questo reato, 5 anni. La prima udienza pubblica si terrà il 19 ottobre. Quel 19 ottobre 2007 io sarò in quell'aula, Federico, in attesa di quei 4. Le risposte dovranno essere chiare ed inequivocabili per rispetto di una vita e delle stesse forze dell'ordine. Ora basta. Sarò lì come tuo papà, come cittadino e anche come poliziotto. Il 19 ottobre 2007 parte il processo, aula numero 2 del Tribunale di Ferrara, giudice monocratico Francesco Maria Caruso. Pontani Enzo, Pollastri Luca, Alfa 3, Forlani Paolo, Segatto Monica, Alfa 2. Devono rispondere del reato di omicidio in eccesso colposo. Si terranno in tutto 37 udienze, saranno ascoltate decine e decine di testimoni e consulenti scientifici. Gli imputati saranno presenti in aula per tutte le udienze, 2 di loro salteranno quella finale, il giorno della sentenza. Non mancheranno mai i genitori di Federico, sempre affollata la zona riservata al pubblico,
Alla destra del giudice parenti e amici del ragazzo, alla sinistra colleghi e personale della polizia. Il giudice autorizza le riprese televisive. I quattro imputati chiedono di non essere ripresi in volto, ma gli occhi dell'aula sono tutti su di loro, soprattutto quelli di Patrizia e Lino. È la prima volta che guardano in faccia le quattro persone accusate di aver ucciso il figlio. Uno dei quattro imputati ha preso la parola in aula per fare una dichiarazione anche a nome dei colleghi. Sentiamo il dovere di riservare le prime parole pronunciate in questo processo ai familiari di Federico. Comprendiamo e condividiamo il loro dolore per la morte del figlio. Nel contempo riaffermiamo con serena fermezza la convinzione della piena correttezza del comportamento da noi tenuto in quella tragica mattina del 25 settembre. Siamo certi che il dibattimento che oggi si apre saprà dimostrarlo, fugando tutte le ombre che sono state sollevate nei nostri confronti in questi due anni di calvario giudiziario. Allora. Quello che hanno detto dopo due anni di silenzio assoluto, solo perché erano davanti al giudice, lo trovo forse offensivo, ecco, non lo accetto. La sensazione che ho avuto è stata netta, proprio di ipocrisia. In questo processo non mancano le sorprese. In alcuni casi la prova si forma in aula grazie alle indagini che nel frattempo sia gli avvocati di parte civile che il pubblico ministero continuano a svolgere. Il processo ha il compito di ricostruire secondo per secondo quello che è successo quella mattina. Tanti fotogrammi dispersi e slegati, da ricomporre secondo una sequenza logica e temporale. Il film di quella mattina va proiettato così. Poco dopo le 5, nel parcheggio di via Tumiati a Ferrara, Federico saluta gli amici e se ne va da solo a casa. Una lunga camminata, come sua abitudine. Federico percorre via Ippodromo, una strada a fondo chiuso per le auto, ma non una strada isolata. Sulla destra molte case, sulla sinistra l'ippodromo. In fondo un parchetto, con la strada che continua sulla destra a ridosso di altre abitazioni. Tra le 5 e un quarto e le 5 e 22 fa 9 chiamate dal proprio cellulare, tutte telefonate indirizzate ad amici. Vista l'ora, alcuni cellulari sono staccati, altri squillano a vuoto. Perché queste telefonate? La frequenza ravvicinata fa pensare che il ragazzo abbia bisogno di comunicare urgentemente qualcosa, che abbia bisogno di aiuto. Gli avvocati della difesa sostengono invece che questo è il segnale di un mancato controllo di se stesso. Ha perso la testa. Il successivo fotogramma conosciuto è sonoro ed emerge dalla registrazione telefonica nella quale un abitante della zona chiama i carabinieri per segnalare grida moleste provenienti dal parchetto. Sono le 5:48. Carabinieri? Buongiorno, scusi, senta, io abito qui in via Ippodromo, numero 24. Sì. Proprio davanti al parco c'è uno che sta andando in escandescenza e sta urlando come un matto e sbatte dappertutto. Non ho capito se sono uno o in due perché è nascosto dagli alberi. Le voci vengono da lì. La caserma dei carabinieri è a 300 metri in linea d'aria dal luogo della segnalazione. Ma per competenza territoriale, i militari allertano la polizia. Sono le 5:50. Pronto? Sì, qui è via Ippodromo. Qui praticamente c'è uno che sbatte la testa contro i pali. Sicuramente sono in due perché questo qui parla, ma l'altro è coperto dagli alberi. Allora, uno che si sta autolesionando? Sì, si sta facendo male. Va bene, per un passaggio, d'accordo. La circostanza della testa contro i pali è totalmente inventata dall'operatore del 112 e a lungo questo costituisce un grave equivoco, fuorviando le indagini. Nessun testimone ha mai detto che Federico si faceva del male da solo. Anzi, dalla prima telefonata emerge chiaramente il dubbio che già alle 5:48 potesse non essere solo. La signora parla di una o due persone, di rumori e di voci. Ma se la polizia ancora non è stata chiamata, chi c'è a quell'ora nel parchetto di via Ippodromo? La prima pattuglia, Alfa 3, viene infatti spedita ufficialmente sul posto dall'operatore del 113 alle 5:53. Ciao Bulgan, è la 2. Ciao, dimmi. Ascolta, dov'è che è questo qua che batte la testa contro un palo? Ma in via Ippodromo. Te l'ha passata i carabinieri sta roba? Sì. Buongiorno.
Volevo già segnalare, in fondo in ipodromo c'è un ragazzo che si sono in stato di semi-ubriachezza, perché se ci continua a urlare. Ci stiamo già portando lì. Cosa c'è, da solo o sono in due? Presumo ci sia anche un'altra, perché sembra che parli con questa persona qua. Va bene, adesso stiamo già arrivando. Bene. Grazie. Oh, arrivano gli altri. Vuol dire che l'ambulanza qui. Ma che è successo? Hanno fermato l'individuo, adesso l'individuo sta poco bene. Appena arrivano, i medici tentano disperatamente la rianimazione, ma non c'è nulla da fare. Federico è morto. Secondo la prima sommaria identificazione, ha una trentina d'anni, vestito da centro sociale, indossava invece una felpa di marca, tossico e tatuato. Era il timbro della discoteca impresso sul dorso della mano. Carabinieri? Oh, niente, noi siamo qua, c'era sto pazzo scatenato che si è avventato contro i colleghi della polizia, non so come cazzo è successo, è morto. È morto? No. Dalla questura, il primo a giungere sul posto è il responsabile delle volanti, il sovrintendente Luca Casoni. Parla con il centralinista Marcello Bulgarelli e gli comunica che il ragazzo è morto. Improvvisamente la registrazione della telefonata si interrompe. La chiamata invece prosegue, dura 1 minuto e 20 secondi, la registrazione 22 secondi. Federico resterà per ore sull'asfalto, senza lenzuolo. Marcello, dimmi. Questo è morto. Che è successo? Chiamo il funzionario e chiedi se può venire. Sì, ascolta, mi puoi dire? Per me gli ho detto stacca. Stacca la registrazione, ci posso aver detto stacca. Perché la registrazione si può staccare. Penso di sì, credo di sì. Mi può confermare che lei ha staccato la conversazione? Perché non per volete che eventuali indagini su questa conversazione appurassero cosa vi siete detto? No, per parlare liberamente. Appunto, per parlare liberamente. La questura di Ferrara si mobilita. Sul posto ci sono una quindicina di persone, manca solo il magistrato di turno. Perché in tanti, se tutto è chiaro e non c'è nulla da nascondere? Il questore Elio Graziano, in ferie, è sostituito dal vice Gennaro Sidero. Viene chiamato anche Nicola Solito, ispettore della Digos, ed è lui, l'amico di famiglia, a riconoscere Federico. Non c'è mai stato il lenzuolo. Come? Non c'è mai stato. Ah, non c'è mai stato il lenzuolo. Infatti, dico, ma perché non lo coprono? Perché, cioè, però non riuscivo a dire, guarda, copritelo almeno, metteteli qualcosa addosso. Io da quando sono arrivato fin quando sono stato via è stato sempre così. Senta, ispettore, lei ha avuto qualche diverbio, qualche piccola discussione con qualcuno in relazione a questa vicenda? Oh, c'è stato, come lei ben sa, l'ispettore Angeletti, che all'epoca era, non so in che rapporti, comunque c'è stato un legame affettivo con la Segatto. Una mattina, entrando lì nello spaccio bar che abbiamo in caserma, mi ha detto: belli amici che c'hai, belli amici, stai attento. La telefonata delle 7.36 tra polizia e carabinieri dimostra quanto sia chiara la percezione che qualcosa di strano è successo. Pronto? Ciao, scusa il disturbo. Ma dimmi. Sono ancora lì in via Ippodromo tutti. Ah, per forza. Ok. Alla grande. Ma poi, ma si è capito cosa è successo? No. Si è capito in cazzo adesso. Loro hanno detto che è stata questa colluttazione. C'è stata colluttazione, però magari questo qui aveva già sbattuto la testa. Ma che gesto, ma non lo so sinceramente. Tu le registrazioni ce le avete, no? Di chi vi ha chiamato? Sì, ci ha chiamato una ragazza. Noi. Una ragazza, sì. Dice che sbatteva la testa adesso a sinistra. Dice che sbatteva la testa? Sì. Ma è importantissimo questo. Certo. No, è importante che non vanno nei guai con lei. Ma sicuramente delle pesche ce le ha. Sicuramente. I manganelli spariscono, nessun accertamento sulle auto, né vengono sequestrate. Le relazioni sull'accaduto vengono fatte dagli stessi agenti e per questo i primi periti impostano i loro referti senza sapere dell'impiego dei manganelli. Per gli agenti Federico era semplicemente un disturbato.